Cari amici della Chiesa, siamo in cammino. Alcune brevi notizie sulle attività della nostra Chiesa. Iniziative preparative anniversari e festeggiamenti. La Madonna dei Miracoli, festeggiamenti in corso ai Miracoli di Casal Bordino. 3 giorni di celebrazioni, domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 giugno, sante messe al mattino, vespre al pomeriggio con solenni processioni. Lunedì 10 giugno, santa messa notturna alle 22, presieduta da Sua Eccellenza Camillo Cibotti. Martedì 11 giugno, festa della Beata Vergine Maria dei Miracoli, santa messa alle 10, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Bonaforte, e alle 18 Santa Messa presieduta dall'abate Padre Riccardo Guariglia. E passiamo alla cena di fraternità, cena di solidarietà fraterna, così è chiamata la cena che si svolgerà il 14 giugno alle 20:30 presso l'agriturismo L'Uliveto in contrada Ragna di Scerni. Una serata di serenità con lo scopo di fare un po' di bene. San Pier Crisologo ci ricorda, tra virgolette, o uomo, perché tu non abbia a perdere col voler tenere per te, elargisci agli altri e allora raccoglierai. Da te stesso dando al povero, perché ciò che avrai lasciato in eredità ad un altro tu non l'avrai. Con le offerte si contribuisce all'acquisto di un respiratore elettronico per l'ospedale Santa Maria di Leuca in Madurai, in India, ospedale che sostiene tra l'altro anche i lebbrosi. L'evento è curato da Monsignor Michele Carlucci. E passiamo alle attività della Marsica. Si avvicinò e camminava con loro. Nel cammino sinodale, ecco l'incontro con gli amministratori della Marsica. Il clero appunto incontrerà gli amministratori della Marsica il 15 giugno alle ore 9:30. Confronto sulla situazione della comunità marsicana affidata alle cure pastorali per definire urgenze, attivare energie e soprattutto collaborazioni. Introduzioni da parte del vescovo dei Marsi Giovanni Massaro. L'incontro vedrà la presenza dei sindaci, degli assessori, dei rappresentanti dei consigli comunali e di tutti quelli che sono impegnati a vario titolo nel compito di amministrare i comuni della diocesi. E passiamo all'intelligenza artificiale. A intelligenza artificiale, opportunità e pericoli. Questo è il titolo dell'incontro che si terrà venerdì 28 giugno 2024, appunto alle ore 18 presso la Sala Eden della città di Ortona. Informazioni, indicazioni, riflessioni e soprattutto sorrisi. Presso la Sala Eden, quindi, vedremo la partecipazione di varie personalità, come il colonnello Franco Sivilli, direttore generale delle risorse informatiche e statistiche presso il Consiglio di Stato a Roma, l'onorevole Tommaso Coletti, politico già senatore della Repubblica e presidente della provincia, padre Emiliano Antenucci, rettore del Santuario Madonna del Silenzio in Avezzano, Germano D'Aurelio, uomo di spettacolo in arte Duccio. Guiderà l'incontro il sottoscritto architetto Nando Mariucci, direttore di abruzzopopolare.it. In cammino con il risorto e sempre uniti nella preghiera per il mondo che soffre. Un saluto, un sorriso da Nando Mariucci. In cammino a voi tutti, amici della Chiesa.